Finalmente si torna al cinema. Veramente la data ufficiale era quella del 26 aprile, però in Abruzzo non tutti hanno riaperto le sale. Siamo con Toni Zitella, che è il presidente Abruzzo Molise dell'ANEC, che mette insieme gli esercenti cinematografici. Ad oggi qual è la situazione? Allora, come hai detto bene te, c'è la possibilità di riaprire dal 26 aprile, in realtà solo una sala in tutto l'Abruzzo ha riaperto a Pescara. E gli altri hanno aspettato, anche perché con la storia del coprifuoco insomma c'erano ancora molti, diciamo così, retaggi che ci impedivano di andare al ritmo così solito. E dalla scorsa settimana e questa settimana, anche con l'allentamento del coprifuoco, e quindi si va verso una situazione migliore, un po' quasi tutte le sale in Abruzzo hanno riaperto. Noi del Chuck City a Rocca San Giovanni riapriremo da questo giovedì, e speriamo che le cose vadano meglio e che la gente arrivi al cinema, sia perché il cinema è una bella cosa e sia perché così ci danno una mano a sopravvivere dopo un anno e mezzo di disastro. Le regole? Allora, le regole sono chiaramente l'uso della mascherina, come avviene in tutti i posti al chiuso. Dopodiché il bar possiamo aprirlo solo a partire dal 1° giugno, quindi man mano comunque le cose si allenteranno. Poi per il resto nulla di particolare, è preferibile se ci sono prenotazioni online, ma si possono fare tranquillamente anche i biglietti in cassa. Si riparte con quali film? Allora, ci sono delle proposte interessanti. Quella più interessante a mio modo di vedere è il film Il cattivo poeta, con Castellitto che interpreta il nostro, tra virgolette, D'Annunzio. C'è Nomadland, che ha vinto l'ultimo premio Oscar. C'è Crudelia, c'è l'ultimo film di Woody Allen. Insomma, e c'è anche un cartone animato 100% lupo per i più piccoli. Quindi la proposta c'è, sperando che appunto le persone arrivino. Quindi da questo giovedì ogni giorno? Sì, esatto, a partire da questo giovedì 27, tutti i giorni, dal pomeriggio, dalle 3 alle 4, a seconda degli orari delle varie film, quindi per gli orari che sono programmati per tutte le settimane. E poi appunto, siccome è presumibile che fra qualche giorno ci sarà il coprifuoco e sarà ancora di più allentato, potremmo anche allungare, quindi arrivare in modo tale che tutti quanti possano stare anche la sera abbondantemente al cinema.